Il primo step della gestione di Roberto Breda è togliere il Pescara dall'ultimo posto in classifica e iniziare la risalita, dovendo fare i conti con una identità di gioco ancora assente e una condizione psicofisica molto fragile. Il match di domani sera al Del Duca servirà a capire se i primi giorni di lavoro del neotecnico hanno dato subito una sferzata a giocatori e ambiente o se il lavoro necessita di molto più tempo. Certo, dall'altra parte, sponda Ascoli, il Delfino non avrà di fronte una squadra che sta molto meglio, anzi, anche il Picchio ha cambiato allenatore affidandosi a una persona di provata esperienza e competenza come Deglio Rossi. Con Bertotto in panchina il bilancio è stato di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. La classifica dice che il Pescara ha un punto in meno e una partita in più. L'Ascoli martedì prossimo recupererà la gara di Pisa. La curiosità su entrambi i fronti è capire come giocheranno le due squadre. Lo stesso Breda in carriera ha utilizzato più moduli e l'allenatore in conferenza non ha voluto fugare i dubbi riservandosi questo piccolo vantaggio. Il 3-5-2 sembra quello più indicato per non stravolgere troppo l'assetto della squadra rispetto alle ultime apparizioni dell'era Oddo. Davanti a Fiorillo è ipotizzabile il trio di difesa composto da Balzano, Bocchetti e Scognamiglio. I due quinti saranno Bellanova a destra e Jarosinski a sinistra. Mirko Valdifiori tornerà a dirigere il centrocampo e ad avere una rinnovata centralità nel progetto tecnico. Le mezze ali saranno Busellato e Maestro. Quest'ultimo tornerà a giocare più basso, non più da trequartista ma con licenza di inserimento per sfruttare la capacità di vedere la porta. In attacco con Galano ci sarà probabilmente Bocic, in quanto Seter non ha i 90 minuti e potrebbe partire dalla panchina. Fuori causa Masciangelo e Asensio, oltre a Drudi e Del Favero. Sulla sponda bianconera, Deglio Rossi dovrebbe rinunciare al prediletto 4-3-3 e affidarsi ad un 4-2-3-1, senza però uno dei pilastri della difesa, l'ex Riccardo Brosco, squalificato. Davanti alle ali, difesa con Pucino, Avlonitis, Spendhofer e Sini, i mediani Šarić e Cavion, gli esterni Kragl e Gerbo, Sabiri alle spalle della punta Bajić. Gara speciale per Deglio Rossi, ex del match e con un legame forte con il suo ex giocatore e allievo Roberto Breda. Nel momento stesso che ce l'hai come sotto le tue dipendenze, la loro carriera dipende da te e la tua carriera dipende da loro, quindi non sei alla pari, cioè nel senso che per forza di cose ce ne sono le gerarchie, cioè sono io che comando e lui esegue sotto questo punto di vista. L'amicizia si instaura quando invece c'è un rapporto di parità. Chiaramente nel momento stesso che non è più un mio giocatore ho potuto apprezzare anche la persona e devo dire che Roberto era un giocatore intelligente, adesso sicuramente sarà un allenatore intelligente. Per di più sono rimasto legato a tutte le squadre che ho allenato e quindi sono rimasto legato anche al Pescara. Sicuramente è una partita delicata, due squadre penso che non pensavano di trovarsi in questo momento in questa situazione di classifica, però da lì a dire che basta cambiare l'allenatore per invertire una tendenza mi sembra esagerato. Non vorrei che fosse questo discorso, cioè questo discorso dalla partita della vita, la partita da dentro fuori o si vince o si muore. Secondo me sono tutte le partite della vita, secondo me anche l'allenamento di oggi è l'allenamento della vita. La trasferta del Duca è anche storicamente ostica e avara di soddisfazioni, anche se proprio la scorsa stagione il Pescara guidato da Zauri è stato in grado di espugnare Ascoli 0-2 con le reti nel finale di Galano e Busellato su rigore. Prima di allora un solo blitz al Del Duca, peraltro in Serie A 0-1 con guizzo di Berlinghieri. Prima di allora 12 le vittorie casalinghe del Picchio e appena 3 pareggi. L'arbitro dell'incontro sarà il Luzzi di Molfetta, con cui il Pescara ha 5 direzioni. Pescara-Novara 1-0 del 2017 e Cosenza-Pescara 1-2 dello scorso campionato. Un pareggio, Pescara-Cosenza 1-1 nel marzo 2019, due sconfitte, Pescara-Cittadella 1-2 dello scorso febbraio e Pescara-Parma 1-4. Ben 11 le direzioni con l'Ascoli, che ha conseguito 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.